di complimenti meritatissimi a lui e ai suoi ragazzi che vanno giustamente a festeggiare a metà campo. Un signore che con la sua passione ha portato questa squadra da quella che sembrava essere una probabile sparnati, non male davvero per una piazza di Serie A, e non è neanche detto che dopo questa vittoria, magari con un po' di entusiasmo, riescano anche ad aumentare questi abbonati, entrare in attesa probabilmente dell'arrivo di Eric Williams. Da queste parti invece festeggiano l'arrivo di un altro che, dopo essersi messo a posto fisicamente, ha deciso nel quarto quarto la partita. Il suo nome è Travis e il cognome è Diner, al microfono di Sandro Donato Grosso. E meno male che non era al 100% Travis Diner, welcome. I thought you are not 100%, but this night you give an incredible support, ha dato un grande supporto incredibile. Qual è la tua opinione? What's your opinion? I just thought that our guys fought extremely hard. Caserta is a great team. It's a battle for four quarters, and we made enough plays in the fourth quarter to come away with a big win. E dice che sicuramente ha dato un grande supporto con questo team, si è trovato subito con i ragazzi, poi nel quarto quarto hanno fatto un po' la differenza. Gli chiediamo anche qual è il feeling che si sta creando con gli altri compagni. Ha capito what is the feeling, how difficult or easy or facile o difficile sarà to adapt your play game or the other guys? We had guys step up. Manu, our captain, hit a big shot at the end. James hit a big three at the end. We just made enough plays to win. I thought we've struggled a little bit in the preseason. In our game, our first game, we didn't play very well. So to come out here in front of our fans and play like this, it's a great feeling. Grazie a Travis Diner. Ci dice che hanno sofferto struggle nella pre-season, ma poi si sono trovati grazie all'interno della partita a segnare almeno un canestro. Ma guarda, viene aperto due partite, in una ha subito il 61,9% da tre. Seconda giornata, festeggia Meo Sacchetti nello spogliatoio con la sua squadra. Dicevamo di questa seconda giornata, non dimenticatevi gli appuntamenti da seguire sugli schermi di Sky Sport domani mattina a partire dalle ore 11:30 con il prepartita. Saremo sul campo di un'altra neopromossa, ovvero Brindisi, che ospiterà la Canadian Solar Bologna, e poi alle 18:15 tutte le altre partite. Il campo centrale per Sky Sport sarà Armani Jeans Milano Benetton Treviso. Dal Forum, la squadra di Sky che vi aspetta per quanto riguarda invece questo appuntamento con il Pala Serra di Migni di Sassari. È davvero tutto, ringraziando tutti quelli che hanno reso possibile questa produzione: Franco Casalini, Sandro Donato Grosso, un saluto da parte di Alessandro Mamoli e buon proseguimento.